Il mio regista mi concede un minuto per dirvi delle cose che dovrei dirvi in un'ora. Cercherò di essere sintetico per commentare un anno difficile e per sentirmi almeno idealmente vicino a voi, temporaneamente vicino a voi. Abbiamo vissuto un anno maledetto dal punto di vista sanitario, complicato dal punto di vista economico. L'abbiamo superato molto bene, molto forse un po' esagerato, l'abbiamo superato bene attraverso provvedimenti opportuni e tempestivi della direzione per la salvaguardia della salute e per il mantenimento delle quote di mercato. Quindi la capacità di resilienza, che è il sostantivo che è andato di moda in questo periodo della Luve, è stato molto molto buono, grazie, e ho apprezzato l'atteggiamento delle strutture e voi e del vostro personale per raggiungere questi risultati. Abbiamo di fronte adesso un anno che è ancora complicato, speriamo meno complicato di quest'anno, dove alla reazione bisogna sostituire la creatività, l'innovazione, una visione positiva del futuro che investe un po' tutte le nostre attività, dalla conoscenza del mercato, alla creazione dei prodotti, alle tecnologie e dalle forme di gestione molto severa dal punto di vista amministrativo. Quindi abbiamo bisogno di affrontare l'anno prossimo usando tutti i valori che sono tipici di questo gruppo. Luve ha 34 anni, è cresciuta 40 volte in questi 34 anni, quindi la crescita ulteriore però è fatta sicuramente su elementi di novità, di creatività, di più forte intelligenza delle cose e anticipazione del futuro. Spero che questo sia praticabile nel nostro sistema, tenendo presenti i valori fondamentali che abbiamo sempre praticato. L'umiltà, la passione, l'intelligenza creativa per generare valore sia per noi, per la nostra azienda, che per il mercato. Ho fiducia che tutti voi siate consapevoli di questa condizione e quindi voglio fare in questo spirito e con questo atteggiamento positivo gli auguri più sinceri per voi personalmente, per le vostre famiglie e per le nostre famiglie e per l'azienda. Buon lavoro!